L'altro dì me ne stavo in soffitta, spulciando tra vecchi trumori, tra la polvere lì. Zitta, zitta! La cartella che mi accompagnò, col quaderno, l'astuccio e il diario, il righello e l'abecedario, con le lettere e i numeri in fila, e tra questi mi accorsi di lui. Se ne stava panciuto e pienotto, tutto tondo era il numero 8. Ma lo sento ad un tratto cinguetta, gli spunta un'aletta ed un'altra più in fretta, poi una... no, sono finite. Poi le piume, le zampe, il codino e quell'augellino ha iniziato a volare. E lo sai chi era Lillino caro? None. Te lo dice paparino tuo. Era 8 il passerotto pieno di felicità, questo numero pienotto che ha iniziato a svolazzar, e sui platani, sui pini, qual provetto aviatore, e gli amici suoi uccellini lo salutan con ardore. Perché 8 diventa un passerotto? Perché è una favoletta, Lillino caro. No, non gli piaceva essere un 8? Ma gli piaceva una cifra essere un 8, solo che sai come succede nelle favole, c'è la fatina con la bacchetta magica e 8 diventa un passerotto. Però non è finita la favola, stai a sentire adesso che si sviluppa tutta quanta, è bella, capito Lillino caro? Era 8 il passerotto, zeppo di felicità, un po' pilota, un po' aquilotto, che ha iniziato a svolazzar e decolla come un raggio fino al mare. Fino al caro, non è la mucca. Senti, non fa rima. Invece 8 passerotto fa rima. 5 mucca non fa rima. 5 mucca. No, Lillino, 8 passerotto. Senti che fa rima. Mucca non fa rima, quindi non c'è. La mucca. No, Lillino, non c'è. Ma ascolta invece la favoletta di 8 il passerotto. È carina, questo è solo l'abbrivio, invece adesso c'è tutto lo svolgimento, il momento topico. È proprio bellina assai, capito? Sentila, Lillo, senti. Era 8 il passerotto, ebro di felicità, un po' Gianni un po' Pinotto, che ha iniziato a decollar e sorvola come un razzo le montagne pepette. Fino alla... Sette il pepette. Che cos'è il pepette? Fa rima, sette pepette. Ma non esiste, deve essere una cosa che esiste e che faccia rima, come 8 il passerotto. Sette pepette, fa rima, stacce. Lillino, fa rima, ma non c'è, perché non esiste, quindi non c'è. Non c'è in questa favola e non c'è, non esiste. Deve essere una cosa che fa rima. Ma ascolta la favoletta che è tanto bella, me l'hai chiesto tu. Mi racconti una favoletta, paparino? Io te la racconto, però se non l'ascolti non ti addormi e io non posso fare quello che devo fare io. Ascolta che è carina, senti. Era 8 il passerotto, zuppo di felicità, sto venuto panzerotto che ha iniziato a svolacchiar e decolla come un razzo le montagne fino al lago. E sì, che bove? 9 bove, fa rima e c'è. Ma che c'entra Lillino? C'è dove? Non il 4? Non lo so. Il 4 è il gattro. Gattro neanche, quattro neanche gattro. Fa rima. Lillino, neanche fa rima, non c'è. E il 10? Non lo so. 10 pasta e ceci, fa rima e c'è. Lillino, mi stai ascoltami, non c'è nella favola. Questa è la favola di 8 il passerotto. E parla solo di 8 il passerotto. E il 50.000 ed è tanto carina, tanto bellina, perché lui è un 8, è un numero. Poi passa la fatina con la bacchetta e lui diventa un uccellino. 1.923.000 Solo che la prima volta è un uccellino, quindi che fa? Non sa volare. Quindi si perde nel bosco e trova un castello incantato. Svolacchia fino alla finestra e vede dentro un'ombra nera. Si gira ed è un mostro orrendo. Solo che c'ha la faccia della Laura Pausini, allora lui 12. Si spaventa, cade in cantina, 21, ci sono i bagarozzi, il 22, diventa il re dei bagarozzi. Il 23, è bucio di culo! Non è animale, bucio. Sti cazzi, il bucio di culo è messo a fare raccontate questa fregnaccia! E il 77? Le tette, le zinne! E l'1? Il cazzo! E l'88? Sono le zoccole che fanno le pompe ai cavalli, dai! E il 103? Sono i rasponi a dumano, continua che famo bingo, dai che sono tutta smorfia! Passerotto? No, 8 era il passerotto. Poi è passata la strega con una bacchetta grossa così, ma è diventato 8 al culo rotto. Hai capito? 8 culo rotto, fa rima, c'è 8 culo rotto. Era 8 il culo rotto. E te
stai in campana, che io so buono e caro, ma te fa la stessa fine d'otto il culo rotto, perché io darò un per culo a te, ali mortacci tua, a sta cazzo de mucca che c'hai in mano, ali mortacci dei 32 anni che ti ritrovi, a sta cazzo da Bologna, de Maria Fabio telefono. Testo testa de cazzo che fa rima con te, li mortacci tua, e di chi lo dice la voce, ma anche buongiorno, mortacci tua, e basta.